serpentini più o meno. Sì, sì. Cioè, diciamo, le lenti, dai. Cioè, tipo Vibro. Se la vinci tu, cazzi, tu mi ci sono pulito il culo. Bel titolo, eh? Sì, infatti è figo. È bello quella volta, vero? Vabbè. Vabbè, non è anche il titolo massimo questo, non è? Sì, sì. Che sgommata! Eccoli, si inizia subito Ben alle spalle, lo prende e vola! Attenzione ora, Ben si prende così cura, sì, di Alexander invece si prende cura di Alessandro che... Imperatore Alexander. Oh, attenzione qui, il nostro Alessandro che butta giù Ben. Beh, rendo scherzando, questo Alexander non si sa mai, ottiene sempre quello che vuole. Eh sì, cioè, attenzione Ben. Ha fallito tre volte contro Berni. Poi torna, non si fa vedere, ha una mezza palla con Dante, torna e si subito sono ogni più veloce. Attenzione Alexander. Intanto ricordiamo che a SummerSlam avremo una Royal Rumble a 30 superstar, eh. Sì, il 31 agosto. Sì, la tipica Royal Rumble di ogni SummerSlam. La Royal Rumble, probabilmente il vincitore potrà decidere cosa fare in questa vittoria. Potrebbe decidere anche di andare a WrestleMania ancora. Sì, però in quel caso ci sarebbe anche la Rumble. Quindi la Rumble di gennaio. Sarebbe un po' un casino. No, sarebbe infatti, se no non sarebbe neanche utile. Oh, attenzione, un piano uppercut. Insomma, quindi abbiamo Stefano contro John Pranzo per SummerSlam. Sì, attenzione, meglio belli. Se Pranzo perde non sarà più il proprietario. Se Pranzo vince deciderà la sorte. Eh sì, Stefano appunto. Intanto Ben massacra Alexander. Ora, gomitata da parte di Alexander. Qua prova prende vantaggio, ma niente da fare, bene, bravo. Ben ancora la sua potenza, via! Lo spaccica, la spaccica, papà, lo spaccica. Sì, ma guarda, spaccia. Shish! Quel colpo lì a schiena, Dorante qua, Alexander. Ben, la serie di colpi anche illegali. Attenzione, Enzi, da parte Ben, lo spiaccica! Una sorta di spia all'angolo. Insomma, lo prende! Mamma mia, ragazzi! Sede a rotelle per la vita. Eh sì. Guarda che potenza Ben. Cioè, questo veramente non è un essere umano, eh. Cioè, il titolo va da Extreme Rules, quindi sono 4 mesi. Eh sì. Vabbè, ce l'avete. Attenzione, Alexander! Serie dei colpi chiusi! Eh sì. Oh! Ancora! E Ben crolla! Al giapponese collassa, attenzione ragazzi, e qua va a rompere una gamba, potrebbe esserci un cambio di titolo inaspettatissimo. Eh sì, ma attenzione, no, bravo Ben, mamma mia, indubitata nella casa del campione. Oh, attenzione, colpo mi sembra però regolare stavolta. Ancora sei dei colpi, si sì, lotta sul serio e sul suolo. Eh sì, Alexander la batte, sa che il suo stile di insomma di potenza non ha la meglio. Oh, cosa fai? No, invertire una power slam, che potenza Alexander. E ora però ragazzi, come proprio lo lancia belli su belli over the air. Poi la pancia a pancia contro Alexander è sempre questo, però è efficace perché comunque è la terza volta che la batte. Ma stiamo parlando di Ben, eh? Eh sì, vabbè, però comunque vai cascando, non è che... Sì, sembra aver assordito, ha ragione, eh? Forse ha ragione, eh? Cioè, comunque sa fa bene Alexander, eh? Attenzione! Oh, lo stordisce, attenzione agli occhi! Fino. Agli occhi, non ci vede! Non ci vede! Mega Driver! Ma oh! Ragazzi! Non può chiudere! Uno! Due! Niente da fare! Ben dice no! E no, attenzione, però il colpo! Non ci credo! La tua sorella! Lo sottomette! Lo sottomette! Non ci credo! Ancora! Ancora!
mamma mia ragazzi, backdrop quasi approdo, sì. Venne si incazza, mannaggia, beast mode, eh sì, verità bestia. Attenzione, attenzione, wow, va, vuoi chamber di offline, ma no, lancia, non fa correre, attenzione per sempre. Attenzione, no, Alexander! Grande Bulldog! Di Alexander, attenzione ragazzi, momenti fondamentali del match. No! Lo prendo! Neutralizer! Prendo il culo! Sì! Sì! Neutralizer, abbiamo un nuovo campione, attenzione, non ci credo! Cioè, no, come nel passato! No, non è vero! Non è vero! Che money in the bank! Uno, due, e tre! E tre! Clamoroso, gente! Prendi il titolo! Io me ne vado a casa! Clamoroso, gente! Clamoroso! Alexander vince il titolo di Venda! Venda, insomma, non lo meritava, però... Sì, ah, ti capo il titolo! E Simbat dunque potrebbe, insomma, incassarlo con Alexander, eh? Match peraltro mai visto! Qui la Neuralizer che ha messo fine al match! Don't do it.
direttamente da? Da Plumbeopoli. Cioè ragazzi, a parte questo è il mio favorito, ragazzi, è il mio favorito. Per voi chi sarà? Oh, qui, Mr. P. Beh, Mike Emmett, cioè Mike Emmett è caduto la posta a Poggeso. È che lo sto dando a me qua. Beh, Poggeso non è quello che ha battuto il Moreno, giusto? Sì, ho voto Mike Emmett. Qua Mr. P. Sì, ma ha preso posto perché Poggeso sono alleati, capito? Ah, sono alleati? Doveva morire, Slagan arriva con la... La peppa luglio. Oh. Spero che ci avrà l'intiratore dentro là. Poi sì. La rivoluzionale. Da Slagan, Mr. Sunshine. Cioè, veramente è uno su cui puntare, però. Anche se ha fallito un po' troppo. Invece è l'ingresso del picchiatore statunitense, Gane Corso.